Voglio iniziare facendovi una domanda. Quando si finisce uno studio, so che avete finito l'Apocalisse, si inizia un altro studio. E ovviamente si fa sempre una ricerca ben ponderata. Allora, la mia domanda è: perché avete scelto l'argomento l'evangelizzazione? Perché noi riteniamo, almeno io ritengo, che sono stato un po' il promotore di questo studio, perché ritengo che sicuramente abbiamo fatto tanto in passato, facciamo tanto sotto certi aspetti, però sotto altri aspetti facciamo, a mio, ma non solo a mio parere, abbastanza poco. Ok. Io non farò uno studio esegetico, perché sono l'ultima persona che posso insegnare a voi come che bisogna, cioè per la necessità che bisogna evangelizzare. Io credo che ogni credente sa che la scrittura ci insegna, no? Fin dalla prima pagina, che l'Evangelo deve essere diffuso. Ma quello che io voglio proporvi stasera è, come ha detto Vittorio, parlarvi della mia esperienza, della mia vita, di quello che io sto vivendo tutti i giorni. E ovviamente ci sono tante batoste pure che prendi, tante gioie, tante amarezze, ma tante cose belle. Perciò questa è la nostra vita. Spero che alla fine non vi piaccia, perché io credo che i messaggi che piacciono non sono mai buoni. Il messaggio deve sfidare, perché quando ci sfida, allora forse è quella cosa che ci fa fare un po' un'introspezione dentro la nostra vita. Chi ha fatto, ci sono degli studiosi che hanno fatto ovviamente tanto lavoro prima di noi e hanno notato che nella Bibbia ci sono più di 1000 passi dove parlano della necessità che bisogna predicare l'Evangelo, predicare la buona notizia. Questo è un messaggio di gioia, partendo proprio da questo versetto che mi alzo, perché non deve essere seduto. Andate dunque a fare discepoli, no? Io credo che qui già dice tutto. Gesù ad un certo punto sta per lasciare i suoi discepoli e dice: fino adesso ho fatto io, adesso tocca a chi? Tocca a noi. Ed è bello, perché tante volte sorvoliamo su questa parola, proprio su questa: fate discepoli. Non ha mai detto nel pensiero sia di Gesù o dei discepoli il concetto di fare soltanto dei semplici credenti, ma il credente deve essere anche discepolo. Perciò è importante, fin dall'inizio, quando noi predichiamo l'Evangelo, no? Già inculcare al nostro interlocutore che non basta soltanto credere, ma bisogna anche entrare in azione. Voglio partire con un filmato che a me piace tantissimo. E poi un gruppo di scienziati mette all'interno di una gabbia una scala per un casco di banane in cima alla scala. Quando una delle scimmie entra nelle fame e si arrampica sulla scala per prendere la banana, appena tocca la banana, gli scienziati fanno cadere acqua ghiacciata su tutte le altre scimmie. Dopo, ogni volta che una scimmia tenta di prendere una banana, quindi salire sulla scala, viene aggredita dalle altre scimmie, ovviamente per evitare l'arrivo dell'acqua ghiacciata. Così le scimmie imparano che non devono salire sulla scala. Ad un certo punto dell'esperimento, una delle scimmie è tirata fuori dalla gabbia e viene inserita al suo posto una nuova scimmia. Ovviamente la nuova scimmia prova a prendere la banana, ma appena si inizia ad arrampicare sulla scala, le altre scimmie la iniziano ad aggredire. Così anche la nuova scimmia molto presto impara che non deve salire sulla scala. Successivamente gli scienziati tolgono un'altra delle vecchie scimmie, mettendone all'interno una del tutto nuova. Ovviamente anche questa nuova scimmia proverà a salire sulla scala. E la cosa assurda è che anche la nuova scimmia, ovvero quella che era stata inserita per ultima, va ad aggredire l'ultima scimmia arrivata. Alla fine dell'esperimento anche le ultime due vecchie scimmie vengono sostituite, inserendone due nuove. E la cosa che accade è che le scimmie continueranno a menare e ad aggredire tutte le scimmie che proveranno a salire sulla scala, senza sapere il perché, proprio perché non erano più state bagnate dall'acqua, ma tutte le scimmie bagnate dall'acqua erano fuori dalla gabbia. Questo esperimento è straordinario, mi dispiace per le scimmie, ma ci insegna veramente tanto. La mia domanda è: che cosa ti stai domandando? Cioè, quante volte hai detto o ti sei detto: beh, è sempre stato così? Quali sono quelle cose che
che sta dando per certo nella tua vita. Il mondo cambia in modo rapidissimo oggi, eppure continuiamo a affrontare problemi nuovi con coscienza e consapevolezze vecchie. Accettiamo queste regole non scritte, come se fossero vere, senza nemmeno sapere il perché sono state create e da chi sono state create. Purtroppo nessuno ci ha educati alla creatività, nessuno ci ha educati a trovare la nostra passione, a guidare davvero la nostra vita. C'è questa storia molto bella di un filosofo che si reca dal maestro Zen e dopo un lungo viaggio finalmente arriva dal maestro, si siede di fronte a lui e gli chiede: maestro, mi dica quali sono tutti i suoi segreti. Il maestro Zen, con tutta la sua tranquillità, gli chiede: posso offrirti una tazza di tè? Mi dica a versare il tè? E quando la tazza del tè è piena, il maestro continua a versare il tè e inizia a uscire fuori dalla tazza. A un certo punto il filosofo dice: maestro, ma non vede che la tazza è piena? Che cosa sto facendo? Il maestro Zen, con la sua calma, gli dice: ecco, la tua mente è come questa tazza, troppo piena, dobbiamo svuotarla per riempirla di nuove consapevolezze. Io, come sapete, sono un appassionato di significato, cioè di trovare significati profondi alle cose che facciamo, e da questi significati tiro fuori delle frasi che mi aiutano a guidare la mia vita. E tempo fa ho tirato fuori questa frase: che più sei e meno cambi. E va a confermare questa storia, cioè più noi siamo, più noi diamo per scontate, per certe, le cose del nostro passato che ci hanno tramandato chissà chi e chissà perché, e più la nostra vita non sarà realmente la nostra. Dobbiamo lasciare più spazio all'intuitività, dobbiamo fidarci di più di noi stessi, cercare di uscire poi dal branco, iniziare veramente a pensare con la nostra testa, fregandoci dei giudizi degli altri, per trovare il coraggio di salire per la scala, senza aver paura che gli altri ci aggrediscano per questo, per uscire dal circolo vizioso e illusorio della certezza e iniziare a vivere davvero la nostra vita. Questo ragazzo ci ha dato tanti spunti, no? Io non sono nato nella Chiesa, come ben sapete. Ho voluto fare le mie ricerche perché non potevo accettare una fede che mi era stata tramandata per tradizione. E tante di noi, tanta gente, un po' la maggior parte delle persone sono indottrinati perché nascono in una famiglia di una certa religione e poi portano avanti questa religione perché gli è stata inculcata. Io invece sono quel tipo che a me piace capire perché devo fare questa cosa. Cioè, non voglio essere pieno di tutte queste cose, come dice questo ragazzo, che mi sono state tramandate, che mi sono state indottrinate, perché quello è stato il mio problema iniziale. E quando io ho scelto, perché qualcuno dice, ma tu hai cambiato religione? No, io non ho mai cambiato religione, a me è Cristo che ha cambiato la mia vita, perché è differente. Perché nessuno accetta, quando è bambino può accettare una fede, ma gli viene soltanto tramandata. Poi quando arriva all'età della consapevolezza uno comincia a decidere. Ma è bello questo messaggio, perché a volte noi facciamo tutte le cose perché ci sono state tramandate. E io voglio essere quella scimmia, anche se prende le botte nella vita, no? Che per logica la scimmia cosa vuole fare? Deve andare sulla scala per nutrirsi e mangiare la banana. Però tante volte ci vengono negate perché gli uomini cosa hanno fatto? Si sono costruiti dei parametri, no? Parametri umani che purtroppo stanno bloccando l'avanzamento del regno di Dio. E quello è il mio obiettivo nella vita, è cercare di afferrare quanti più cuori possibili, perché molti cuori sono incarcerati e noi sappiamo di quale tipo di carcere sto parlando. E l'unico modo veramente per poter arrivare ai cuori e scendere alla frequenza del nostro interlocutore. Diceva l'Apostolo Paolo: è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono attraverso che cosa? Attraverso proprio la predicazione, la follia della predicazione. E nel mondo dobbiamo essere, come diceva Steve Jobs, dobbiamo essere affamati e allo stesso tempo anche un po' folli. Perché se non siamo folli, no? Io sono entrato, appena siamo arrivati, sono andato qui a fianco e ho parlato con il barista, ho detto: ma avete fatto rivoluzione? E lui ha detto una cosa che mi è piaciuta: abbiamo capito, no, quello che i giovani avevano bisogno e noi abbiamo fatto una cosa adatta a loro. Ed era pieno. Invece noi pensiamo molto a noi stessi. Abbiamo capito quello che serviva. Allora, quello che la mia domanda: stiamo capendo quello che serve oggi?
perché se non stiamo capendo quello che serve oggi, è ovvio che andremo sempre a regredire e non ci sarà mai un progresso. Tutto è benissimo così. Penso che lo conoscete, no? Peppino Settembrini, lo zio. Lui è zio dalla parte della moglie, di Pompea. Guardate, io non l'ho mai conosciuto, sì, l'ho intravisto, me lo ricordo così proprio come un sogno, però lui cosa ha fatto? Ha messo la parola di Dio dentro mio padre. Mio padre è stato un serbatoio che tramite questa predicazione, questo seme che ha messo dentro il cuore di mio padre, ma mio padre non ha mai accettato Cristo, ma non è interessato, però questo ha prodotto questo frutto. C'è proprio l'evangelizzazione, quanto può essere potente. Uno dice sì, ma io non ho fatto niente di eccezionale. Quello che è importante, intanto tu parla, semina, perché il miracolo non lo facciamo noi. Noi possiamo seminare, curare, ma chi fa il miracolo è lui. È lui che fa il vero miracolo. E il miracolo è avvenuto. Predicazione, serbatoio, e lo ha riportato poi alla famiglia. E ringraziando Dio, io sono qua. Io partirei dai miei errori, perché sono proprio gli errori che mi hanno dato lo spunto di migliorarmi. Cioè, gli errori non sono mai tutti negativi. Se uno valuta l'errore, allora la scrittura, no, ci parla di tante cose che non vanno bene. Ma perché è onesta e ci dice tutte le cose che non vanno bene? Perché noi possiamo prendere questi errori e dire, ah, ma è un errore, cerchiamo di non commetterlo anche noi. E io, guardando i miei errori, ho capito dove è che stavo sbagliando e ho cercato di farmi un'introspezione e cambiare un po' la mia vita. Il mio inizio era così, una predicazione basata soltanto su che cosa? Regole e non sulla potenza del Vangelo. E vi posso dire, garantire che non c'erano risultati nella maniera più assoluta. Mi ricordo che appena si entrava in una casa, perché per anni abbiamo fatto il porta a porta, la prima cosa che mi era stata inculcata, no, non era una cosa che io con la mia ragione ero arrivato a capire e ragionare che bisognava fare diversamente, ma mi era stata inculcata questa cosa, che appena si entrava si diceva questa classica frase: lo sai che i cattolici hanno tolto il secondo comandamento dalla Bibbia? Era non era una buona notizia, era una notizia, no, di regole. E la prima cosa che io feci appena mi battezzai, ero un testimone di Geova credente, cioè cristiano. La prima cosa che io feci appena mi battezzai, andai a casa e cominciai a dire a mia moglie: questo si fa, questo non si fa, questo si fa. Cioè, io non gli ho parlato di Cristo ad Anna Maria, io gli ho parlato soltanto di regole. È come dire, due persone che si incontrano, si vogliono bene, il primo approccio, lui la prima sera gli dice: non metterti la minigonna, non metterti lo stipo, non andare là, che ora vai là, fai questo, non fai quest'altro. Lei gli dice: scusa, da dove vieni? Ma bisogna, prima di tutto, quando l'ho capito, ringrazio Dio, fare innamorare le persone di Cristo. È l'innamoramento che poi ti porterà proprio a costruire un rapporto con Cristo, e quando costruisci quel rapporto con Cristo sei tu a dire: questo dispiace a Dio, questo lo posso fare, questo non lo posso fare, ma devi essere tu. E il risultato era questo: un Vangelo triste e privo di forza. E quando noi predichiamo un Vangelo triste e privo di forza, noi respingiamo le persone, non atteniamo assolutamente nessuno. Quello che dice l'Apostolo Paolo, veramente, quando parla del dono delle lingue, no? Per chi pensava e si esaltava perché aveva questo dono delle lingue, esaltava se stesso. Ma voglio prendere questo verso, quando dice: se infatti la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? Allora, che musica stiamo suonando noi con la nostra vita? Perché se è una musica non gradevole, no? La gente si tapperà le orecchie. Io mi ricordo una volta, stavamo andando in un palazzo per distribuire, e una persona ci ha aperto la porta, era gentilissimo, ci ha aperto la porta dell'ascensore, è salito con noi dentro l'ascensore, stava sempre a parlare, papà, dice: ma state distribuendo i volantini per le votazioni? No, stiamo parlando di Gesù. Tabù,
Cioè, ha smesso proprio di parlare. Ha smesso di parlare. Perché purtroppo altri pure ci hanno rovinato la piazza. Tanta gente era un po' scossa dai testimoni di Geova. Diciamo, ma siete testimoni di Geova? Poi quando con molta calma diceva che non siamo testimoni di Geova, ma vogliamo soltanto parlare di Gesù, allora si aprivano un po' anche al dialogo. Ma questo è importante. E ognuno di noi dovrebbe dire: che tipo di musica sta uscendo dalla mia vita? Fai questo, fai quest'altro, no? Sono due modi diversi di predicare. Quello della legge, no? È scritto, ma se non c'è innamoramento, tu puoi andare fino all'infinito, no? A dire è scritto. Invece io credo che la gente ha più bisogno di questo messaggio. Poiché il figlio dell'uomo è venuto per salvare ciò che era perduto. E tutti quanti noi siamo perduti. Il Signore è venuto per darci una speranza. Io credo che funzioni più questo tipo di predicazione e non questo tipo, perché la gente verrà impaurita. Avevo tolto il cuore all'Evangelo, perché guardate, la parola di Dio ha un cuore che proprio batte, pulsa, ma quando tu togli quel cuore, quel messaggio di gioia, tu lo trasformi in un messaggio di prescrizione, di comandamenti, tu togli il cuore dalla parola di Dio, assolutamente. E quando da qualsiasi essere umano tu togli un cuore, smetti di vivere, smetti proprio di dare i frutti. E come ho detto, e mi piace continuare a parlare sempre di questo punto perché è importante, questi sono due modi di predicare l'Evangelo, no? Un Dio di condanna, un Dio di vendetta. Mi ricordo una ragazza che mi diceva: non esco dalla porta di casa perché ho paura, perché i testimoni di Geova mi hanno detto che se pecco Dio ti può mandare un fulmine e ti può fulminare dovunque tu ti trovi. Sì, ma guarda, che se Dio ti volesse fulminare, pure se stai dentro casa o dovunque tu vada, Dio ti troverà lo stesso. Ma quel tipo di Dio non piace a nessuno, fratelli. Io non sto dicendo che bisogna falsificare la verità, non voglio essere frainteso. Io sono per la verità e per l'amore. Queste due cose, come dirà l'Apostolo Paolo in Efesini, sono un binomio indissolubile. Quando tu separi l'amore dalla verità, fai soltanto danno. Perché se, vi porto un esempio, io viene una persona e mi dice, e mi dovesse dire, io sono salvata, secondo la scrittura gli dovrei dire, tu non sei salvata perché non sei battezzata. Questa è la verità. Ma non c'è amore. Non c'è amore. Invece se invece usassi l'amore, e mi viene sempre la stessa persona con la stessa domanda, per non perdere la persona sì, ma alla fine Dio salverà tutti. No? Ho usato amore, ma non ho usato verità. Ecco perché è un binomio indissolubile. Vieni amico, segniamoci insieme, leggiamo. Usare l'amore e la verità, mai separarli, mai, nella maniera più assoluta. Perciò mi piace questo Dio di Rembrandt, no? Come viene dipinto, quel Dio che ti abbraccia, che ti consola, mi piace poi nella storia del figlio prodigo, che lo bacia e lo ribacia, un Dio veramente d'amore. E la gente, guardate, la gente è veramente oggi tanto confusa, disperata, ha mille problemi. Se tu gli vai a predicare un Dio del genere, la finisci di ammazzare, gli dai il colpo di grazia. Invece la gente ha bisogno di un Dio di speranza. È un Dio di verità e di amore. Che c'è scritto? Adulterio, omicida, devastatore di chiese e rinnegatore. Facciamo un'ipotesi. Se un giorno dovesse bussare alla porta del nostro locale questi tre personaggi, no? Che hanno e che ti confessano questi peccati. Entrano tre persone lì alla porta, Gilberto va ad aprire, dice il primo: guarda, io sono qua perché voglio un po' di pace, perché ho commesso adulterio e poi ho ammazzato pure il marito. Poi se ne presenta un altro e dice: no, io ho devastato le chiese, mazza, ne ho fatte, no? Proprio cercavo di distruggere tutte le chiese di Cristo. Poi ne entra un altro e dice: no, io ho rinnegato Cristo. Io sono sicuro che un po' li metteremo in un angolino. Dai, parlerei con gli anziani, guarda quei tre, Roberto, guarda, mi raccomando che uno ha commesso un omicidio, l'altro ha fatto questo e quest'altro, no? Eppure, chi sono questi? Davide, Paolo e Pietro.
Cioè, a volte essere preconcettati, no? I pregiudizi ci bloccano, ci devastano, non ci fanno essere liberi nella predicazione. Cioè, ma basta guardare Gesù con chi stava sempre. Era sempre con prostitute, con gente che aveva bisogno, con gente ammalata. La gente è veramente ammalata. E la gente ha bisogno di speranza. Questo è l'episodio che ha cambiato la mia vita. Forse ve l'ho raccontato di nuovo. Sapete, poi sono gli episodi della vita, perché la maestra in assoluto è la vita. È la vita che ti fa da maestra, no? Che ti insegna, che ti fa vedere tanta realtà. Questa ragazza, quando abbiamo un anno, abbiamo avuto due momenti, per i ragazzi da 6 a 17 anni, da 17 fino a 30, non mi ricordo l'età. Comunque, abbiamo iniziato con il momento del più grande, lei faceva parte di tutti e due i momenti. Il padre di questa ragazza mi chiamò e mi disse: guarda Franco, io ero responsabile di questo momento dei più grandi, guarda che a mio figlio gli ho trovato delle sostanze degli stupefacenti. Io ti autorizzo a rovistare nella sua valigia per vedere se riesce a trovare questa sostanza. E così all'ultimo giorno del campeggio ho chiamato un fratello, siamo andati nella stanza con questa ragazza, ho detto, io ho spiegato la situazione, che il padre mi aveva avvisato, e così ho cominciato a guardare nella valigia. Ed è ripetutamente mi diceva: no Franco, l'ho buttato, vedo un gonfiore qui in tasca, dico: cosa c'hai in tasca? E vedo, c'era un pacco di caramelle e dentro c'era la sostanza. Che facciamo adesso? Il padre aveva detto: guarda Franco, io la posso venire a prendere, non ti preoccupare, dico, lasciala stare, cerchiamo di parlare, di essere vicino a questa ragazza. Comunque finisce il momento dei più grandi, doveva iniziare il momento dei più piccoli. Lì non sono soltanto io responsabile, c'era anche un comitato. E quando abbiamo iniziato con il momento dei più piccoli, ho convocato tutto lo staff e ho presentato questa situazione. Tutti unanime hanno detto: dobbiamo mandarla a casa, perché è un pericolo per gli altri 50 ragazzi. Siccome il padre mi aveva detto pure che la venga a prendere, io così ho alzato la cornetta del telefono e ho detto: guarda fratello, vieni a prendere tua figlia, perché purtroppo nessuno si vuole prendere la responsabilità. E lui mi ha detto una cosa che mi ha ferito, ma mi ha ferito positivamente. E sono quelle mazzate che a volte fanno bene nella vita. Lui mi ha detto: se io vengo a prendere mia figlia, che gli dico a mia figlia? La Chiesa non può aiutarti, andiamo nel mondo a trovare aiuto? Hai ragione, hai perfettamente ragione. Così ho convocato di nuovo lo staff e tutti unanime dicevano: no, dobbiamo andarla a casa perché è un pericolo per tutti quanti, eccetera, eccetera. Io sono stato in preghiera, stavo male, ma veramente molto male, perché era una decisione molto importante, perché poi si sarebbe, diciamo, c'erano delle ripercussioni dopo, no? Cioè, mandare a casa la ragazza non è che finiva là. Secondo me, se l'avremmo mandata a casa, avremmo fallito come missione, come chiesa. E mi venivano in mente questi brani, quando hai la parola di Dio dentro, no? C'è questa donna cananea che andava da Gesù per dire per la figlia. Cosa dicono i discepoli? E Gesù: mandala a casa. E io disse: guardate, noi stiamo facendo così. Vogliamo licenziare questa ragazza per mandarla a casa. E poi, guardate, cosa ha fatto? Ha lasciato le 99 pecore in custodia con lo Spirito Santo. Dov'è lo Spirito Santo qua? Dov'è lo Spirito? Dov'è Dio? Per andare alla ricerca della pecorella perduta. Allora, se voi mandate a casa questa bambina, insieme a lei vado pure io. Perché io non riesco a predicare la grazia. Io non posso predicare un messaggio di gioia se noi falliamo come Chiesa. Questa ragazza manda questo messaggio: se volete venirmi a prendere, ma se decidete di lasciarmi, finire il campeggio, userei il tempo a disposizione per capire la mia depravazione e cercherei di risalire dall'abisso. Aiutatemi, non voglio perdermi nel mondo. Questa ragazza continua a frequentare la chiesa, diciamo con alti e bassi. È una ragazza adottata, abusata,
cosa che noi non guardavamo. Noi guardiamo sempre la parte esteriore, non guardiamo quello che c'è dietro, ma bisognava guardare ogni cosa. E la cosa bella, che poi quando io mi sono imposto per forza, dovevo impormi con questa, non autorità, ma con questa autorità che la Bibbia, perché la parola di Dio a volte ci dà, no? E quello che io vedevo nella scrittura, alla fine abbiamo deciso di mettergli una sorella a fianco, quella sorella che stava all'inizio, e abbiamo finito il campeggio e tutti siamo tornati a casa gioiosi, la famiglia, i fratelli hanno ricevuto una testimonianza e noi siamo riusciti non a risolvere il problema, ma a dargli almeno un bicchiere d'acqua fresca a questa ragazza. Perché guardate, l'evangelizzazione non si soffermava soltanto sulla ragazza, ma anche sui ragazzi che sapevano la storia. Tutti quelli che conoscevano questa storia, no? Era una testimonianza per ognuno e non soltanto per questa ragazza. E io quello che predico sempre è questo, perché se la Chiesa è un club per santi, io non posso far parte del club, assolutamente. Noi sì, possiamo uscire, noi siamo, la Chiesa deve essere un ospedale per peccatori, dove noi ci alleniamo, ci curiamo le ferite e poi andiamo fuori a combattere la nostra battaglia. Quando io, la prima volta che sono andato a Napoli, ho incominciato questo programma, appena sono andato, si parlavano di cose vecchie, io dissi no, se io faccio 380 km non voglio parlare di cose vecchie. Capitolo chiuso, si inizia un nuovo capitolo. Allora, la prima cosa che ho fatto era cercare di rafforzare, diciamo, quello che era rimasto. Una volta che la Chiesa si è rafforzata, allora si può cominciare a predicare. E non c'è un modo assoluto, noi abbiamo il monopolio della predicazione. Quello che è importante è predicare, predicare e predicare. Come lo vuoi fare? Fatti guidare dallo Spirito. L'importante è che tu lo faccia. Ogni Chiesa ovviamente può valutare. Ma io ho notato una cosa, negli anni passati si andava porta a porta, non funziona tanto. Oggi credo che funzioni molto di più l'amicizia. Questi un invito a casa, si cerca di attirare le persone con l'amicizia e con una cena, camminare e stare insieme, facendosi una passeggiata, e poi si ha il modo, diciamo, di poter parlare dell'Evangelo. Le cose che ho imparato. Beh, io ho imparato tre cose da queste tre persone. Dal primo che vedete Vito Ligori ho imparato le basi e lo ringrazio, perché guardate, nella vita, cioè questi sono stati i miei tre mentori che mi hanno dato, ok? Ovviamente ognuno di loro ha i pregi e i difetti, e da loro ho imparato tanto, come Vito mi ha dato le basi e lo ringrazio, perché le basi che mi ha dato Vito erano basi di sostanza. Stefano mi ha dato lo zero, perché lo zero che ho visto a Stefano non l'ho mai visto a nessuno. E Vittorio mi ha imparato a sorridere. Prendiamo questi tre ingredienti, metti insieme e uscirà un buon frutto. Perciò io ho preso tre cose che mi servivano, per quello che oggi io poi svolgo. Mi piace questo verso che l'abbiamo utilizzato quando siamo andati nell'ultima missione, no? Dio ci fa sempre trionfare in Cristo e attraverso noi manifesta. Ricordiamoci di quel verso sempre di Paolo quando dice che musica, se noi stiamo suonando una musica strana, nessuno si preparerà. Noi stiamo manifestando la gloria di Cristo nel mondo. La stiamo manifestando. Se noi non manifestiamo la gloria di Cristo, non c'è espansione del Vangelo. Sapete chi è il vero pericolo, o chi è che sta ostacolando, chi può essere un ostacolo per l'avanzamento del Regno di Dio? È una domanda. Siamo noi il vero ostacolo, siamo noi, perché a volte non ci accorgiamo, ma noi abbiamo un potenziale, come dice la scrittura, non lo sto dicendo io, noi siamo soltanto dei vasi di terra, e cosa ha fatto il Signore? Ha messo dentro di noi un tesoro. Ma se questo tesoro non lo stiamo utilizzando al meglio, siamo un ostacolo per l'avanzamento del Regno di Dio. E mi piace
quest'altra storia dell'indemoniato, no? Tutto pieno, ormai era stato cambiato, la sua vita, cioè passa dalla casa dei sepolcri a trovare di nuovo la sua famiglia. Dice, beh Signore, adesso io voglio essere un discepolo, voglio seguirti, permettimi di seguirti, Signore. E Gesù cosa gli dice? Torna a casa. E parla della Torah, parla delle regole, parla di tutto quello che si fa, di tutto quello e delle altre cose che non si fanno. Dice questo Gesù, va e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. Vi è mai successo di ricevere, diciamo, un qualcosa di buono da un medico? Cioè un medico vi ha risolto un problema? A me sì, le ginocchia. Tutte e due operate. Cioè io appena ho l'occasione e vedo che qualcuno sta male per le ginocchia, io parlo delle grandi cose che quel medico ha fatto sulle mie ginocchia. Qui non stiamo parlando né di ginocchia, né di anche, né di cuore, né di reni, stiamo parlando di che cosa? Della nostra anima. Stiamo parlando della nostra anima. Cioè proprio ti viene naturale parlare delle grandi cose che Cristo ha fatto nella nostra vita. I miei 7 consigli, sono consigli ovviamente, vedete, sono opinabili, uno dice a me non mi interessa, per carità. Primo consiglio, creare un ambiente giusto. Vedere, cioè la gente che entra, vede il nostro zelo, quanto noi siamo ospitali, vede tutto, vedete. Vede se è una chiesa dormiente, no? Vede ogni cosa, perciò è importante creare questo ambiente. L'ambiente, secondo me, favorisce, no? Come posso dire, la gioia della persona che entra a ritornarci di nuovo. Infatti, questi sono i 5 ragazzi che si sono battezzati l'anno scorso al battesimo. E al convegno di Napoli ci siamo chiesti, perché ogni anno si battezzano delle persone? Perché? Ci sarà un motivo? Perché c'è qualcuno che sa predicare? No, non è quello. È l'ambiente che si crea. Quell'ambiente spirituale, a parte che non ci sono i rumori della città, le distrazioni, eccetera, eccetera. No? Ma questo ambiente bello, spirituale, molto profondo, di parole di Dio, allora porta queste anime proprio di trovare Cristo nella loro vita. E non è che questi ragazzi, questa è figlia di Cristiane, questa è la figlia di Lucy e questo è il figlio, il padre di Prato. Di Giulia vuol dire. Di Giulia, scusi. E poi vi racconto anche di questa ragazza che ha portato tanto frutto. Questa ragazza di Nettuno era la prima volta che veniva al campeggio e questa è figlia di la madre evangelica di Firenze. Lei non era il primo anno che veniva al campeggio, però a queste ragazze che cosa gli è stato donato? Gli è stato donato una parola di speranza. Hanno capito che senza Cristo non si può vivere questa vita e così hanno deciso di accettare Cristo. Diceva Spurgeon, si catturano più api col miele che con l'aceto, fratelli. Ed è vero, eh? E questi sono gli ultimi battesimi, diciamo, che abbiamo avuto, ringraziando Dio. Noi abbiamo soltanto seminato. E voglio farvi un po' un sunto di queste storie. Questa è la ragazza Jasmine che vi avevo detto. Lei, appena tornata a casa, cosa ha fatto? Ha raccontato le grandi cose che Dio ha fatto nella sua vita, l'ha raccontato al padre. Il padre, appena ha sentito questa storia, è stato toccato. Dice, la prima volta che avrò l'opportunità di parlare con Franco, voglio fargli tante domande. Ovviamente il Signore incrocia sempre le nostre strade, e così dopo una bella conversazione, tenendo presente che Jasmine ha una madre della Corea del Sud, è un'evangelica, lei fa molte missioni in Vietnam, è una missionaria, perciò sono nell'ambito della conoscenza della parola di Dio, però il padre non ha mai preso posizione, però è stata attratta dalla conversione della figlia. E così quando poi ci siamo incontrati a Pistoia, lui con le lacrime agli occhi ha dopo una bella conversazione, ha detto Franco, io voglio accettare Cristo. Sai cosa fa lui nella vita? Lui costruisce violini, non ricordo mai come si chiama quel nome. Liutaglio. Come? Liutaglio. Liutaglio. Ma la cosa bella è che hanno comprato un camper
e lo usano per espandere l'Evangelo con tutta la famiglia. C'è un credente che diventa subito discepolo. Questo è Antonio di lui sta a Pistoia, è una grande benedizione per la Chiesa di Pistoia, lui sta per un programma di disintossicazione e qua è arrivato alla fine, c'è la famiglia a Napoli e lui dopo aver studiato per un po' di tempo, lui venne a me un giorno e disse: "Fra, io non potrò mai accettare Cristo", dice, "perché io sono troppo peccatore". E cosa dice Romani 5? Dove il peccato abbonda, la sovradonna. Ma non lo posso fare? Sì che lo puoi fare. È diventato un vero discepolo, perché, diciamo, oltre all'incoraggiamento che sta portando la Chiesa, porta molti altri ragazzi che fanno parte dello stesso programma che sta facendo anche lui. Poi, questi altri due ragazzi, parlo prima di Biagio, questo ragazzo è di Napoli, la moglie colombiana, ha conosciuto, diciamo, un po' l'Evangelo tramite la moglie, poi hanno cominciato a frequentare la chiesa di Napoli, come il Signore veramente fa sbocciare, no? I fiori, i frutti, e ha cominciato a frequentare la chiesa, abbiamo fatto uno studio e il giorno del Capodanno lui ha accettato Cristo. E poi arriviamo al nostro Alessandro, che vi posso dire, sentirete parlare di questo ragazzo, perché è un ragazzo veramente con i sani principi, è uno che vuole fare. Tony ha avuto il piacere di sentirlo per la prima volta, io era la prima volta che l'abbiamo sentito predicare a Napoli, e tenendo presente che si è battezzato il 2 di dicembre 2017. E quella domenica che è venuto qua, stavo portando io un messaggio sulla via di Damasco, quel messaggio lo colpì, poi abbiamo avuto altre conversazioni di studio e poi niente, ha voluto accettare il Signore. Però entrambi, tutte e quattro persone hanno avuto bisogno di una parola di speranza, fratelli. Non basta predicare il lieto messaggio, ma bisogna essere un lieto messaggio. Va bene? Perché non possiamo sentirci appagare, sono bravo nell'orazione e poi cioè nella predicazione e poi nella mia vita non sono un lieto messaggio. Dobbiamo, come abbiamo visto, no? Noi dobbiamo profumare di Cristo, noi dobbiamo manifestare la gloria di nostro Signore Gesù Cristo. La teoria non ha mai salvato nessuno, nella maniera più assoluta. Una volta una sorella postò questo verso di Esodo, dice sul gruppo di Pistoia: "L'Eterno combatterà per noi e voi ve ne sarete tranquilli, a posto, possiamo stare tranquilli, sediamoci, eccetera, eccetera". Dico, e io dissi: "Guarda sorella, qui Mosè ha detto una grande fesserina". "Come una grande fesserina? Ma è parola di Dio". "Sì, è parola di Dio, però non estrapolare il versetto, leggilo tutto, guarda che cosa dice". Dice: "Quindi l'Eterno disse a Mosè: perché gridi a me? Via figli di Israele, di andare avanti. E poi io faccio il resto". Cioè, quando Gesù finì il vino, Gesù non è che gli mancava la capacità di mettere il vino direttamente negli occhi. "Ma vogliamo mettere meno acqua noi? Mettiamo meno acqua. E poi il miracolo lo farà lui". Perciò è importante questo qua. Terzo punto, donare sempre un messaggio di speranza, l'abbiamo ripetuto più volte, poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio. Gesù è venuto per salvare ciò che era perduto. Se, allora il mio punto è, se il Padre non giudica, se Dio Padre non giudica, Dio Figlio non giudica, perché dobbiamo giudicare noi? Non lo dico io, dice la Scrittura, eh? Dice, il Padre non giudica nessuno, ma dà ogni cosa a Dio. Il Figlio dice: "Io non sono venuto per giudicare, ma per salvare ciò che era perduto". Perché dobbiamo essere noi a giudicare? Noi dobbiamo limitarci a predicare la verità. Questa è la verità. Questo è il messaggio di speranza, di gioia, fratelli. Il mondo ha bisogno di Cristo e non di regole. Guardiamo questi esempi. Il giorno di Pentecoste, di chi hanno parlato? Parlò della risurrezione di Cristo, no? Pietro insieme agli undici. Filippo, all'Eunuco di chi gli parlò? Gli annunziò Gesù Cristo.
a Tessalonica, nella sinagoga dei giudei, predicò chi? Gesù che vi annunzio il Cristo. Poi lo stesso Paolo dirà, perché mi ero proposto di non sapere tra voi altro se non Cristo, Gesù Cristo, lui crocifisso. Perciò questo deve essere il nostro messaggio, fratelli. Non ci deve essere altro messaggio all'infuori di questo. Partiamo da questo. Partiamo da questo punto. Io ve l'ho fatto vedere di nuovo questa diapositiva, no? Ma questa la rivisitiamo di nuovo, la rivisitiamo. Questa è la realtà di oggi, no? Cosa riusciamo a vedere? Vediamo che c'è non il pullman che si è incendiato adesso qua a Roma, che tutti ne hanno parlato, no? Ma questa è la realtà di oggi. C'è un fuoco, no? Le fiamme dell'inferno e la gente che brucia. E che cosa vediamo? Vediamo questa gente che è disperata, addirittura questo tenta di buttarsi pur di scampare alle fiamme. Questo ormai è quasi andato, questo è veramente disperato, si sta buttando, questo sta chiedendo aiuto. E poi ci sono queste persone abilitate ad aiutare che ancora sono bloccate. Stanno programmando. Esattamente. Questi stanno consultando che cosa? Il manuale. Il manuale. Allora, questi sono principianti e non si possono muovere perché se loro non danno l'occhio non si muovono. Questo non si può muovere perché sta aspettando il resoconto del manuale e sta manipolando. Nel frattempo questi stanno morendo. Ecco il punto. Per anni noi ci siamo fossilizzati, cioè io mi ricordo, a me mi hanno predicato, se io potessi quantificare lo strumento è Cristo, io credo che la bilancia prenderebbe tutto sullo strumento. Poco su Cristo, parlo dello strumento come posso parlare di tante altre cose, proprio non c'era Cristo, c'erano soltanto regole nel messaggio che mi era stato predicato. Questo è bloccato e questi sono bloccati e tanto la gente muore. È come dire, come se uno dovesse arrivare con un infarto in corso e c'ha un'unghia incarnita, il medico dice aspetta, risolviamo prima l'unghia incarnita. Così abbiamo fatto noi. Così abbiamo fatto noi, fratelli. E questa è la nostra realtà. Dio non è che si prende gioco di chi sta affogando e dice se tu mi riesci a risolvere il rebus, mi reciti tutta l'Apocalisse, Matteo, Giovanni e Luca, a memoria, allora ti salvo. Non è che il Signore si può prendere gioco di noi. Noi dobbiamo fare soltanto una cosa, far atterrare quella bellissima ciambella che è Cristo, è l'unica nostra speranza e salvezza, fratelli. Che poi la speranza, la salvezza non è qualcosa di astratto, è una persona che si può afferrare, si può toccare, ed è il nostro Signore Gesù Cristo. Devo saltare perché siamo troppo indietro. Questo è un altro punto importante, capire chi abbiamo di fronte. Perché se io ho di fronte un testimone di Geova o un cattolico, il messaggio è differente, o una persona atea, è differente. Non possiamo usare lo stesso messaggio per tutti quanti. Io mi ricordo una volta busso una porta perché dovevi essere sempre preparato, e non sapevi mai chi ti usciva. Entra una persona, io l'ho pompato, lo sai che i cattolici hanno tolto il secondo comandamento perché questo è. E non mi fa parlare. Ad un certo punto dice, io sono arrabbiato. E perché si arrabbiato con Dio? Sempre pieno di me stesso. Perché se veramente esistesse lui, non avrebbe portato via mia figlia di 3 anni con una leucemia. E mo che gli rispondo? E mo che gli dico questo? Ho fatto una figuraccia, guardate, ma una figuraccia bruttissima. E sono quelle mazzate che ti servono. La gente non ha bisogno di sapere quello e quell'altro, la gente ha bisogno di capire che c'è un Dio di amore, fratello. Un altro episodio, un'altra mazzata che ho preso, quando stavo lavorando nel bianchino e andavo sempre in un negozio per fornirmi, e c'era un ragazzo che era interessato e veniva sempre dietro, mi diceva di prendere il materiale, sì, dice guarda, ti sto io dietro, ti servo io. E così ogni volta mi faceva tante domande, io rispondevo. Un giorno dice a me, senti, ma cosa pensa Dio dell'omosessualità? Dio condanna gli omosessuali. Allora ho detto, Dio non mi interessa più niente. Ha fatto bene.
molto bene, la mia risposta, no? Quale sarebbe dovuta stare? Cioè, quale doveva essere? Dio ama l'uomo peccatore, ma odia il peccato. Dio vuole bene anche all'omosessuale. Invece io ho perso un'opportunità. Ho perso un'opportunità. E sono quegli errori della vita che ti maturano e che ti formano. E che ti fanno capire la prossima volta come devi rispondere quando si presenta un'occasione del genere. Vediamo due risposte completamente differenti, come per esempio il giorno di Pentecoste a gente già credente, cioè credevano, conoscevano la Torah, il popolo giudaico. Fratelli, che dobbiamo fare? Ravvedetevi, perché loro capivano il concetto del ravvedimento. Invece per il carceriere di Filippi, no signore, cosa dobbiamo fare? La stessa domanda, la stessissima domanda, non dice ravvedetevi Paolo e Sina, ma credi nel Signore Gesù, credi. Perché se avesse detto ravvediti non avrebbe senso per il carceriere di Filippi. Per un attimo aveva più senso credere a Cristo. E sono, la domanda è identica, ma le risposte sono differenti. Perciò è importante capire chi abbiamo di fronte per lei. È molto importante questo. Come dire ad una persona atea, parlare, di arrivare direttamente a Dio, a Cristo, a quello che Cristo ha fatto per noi, non ha senso, non ha senso. Partire da ciò che ci unisce, come Paolo nell'Areopago, no? Tutti conosciamo questa storia, tante volte quando si entrava dentro casa, appena entravi vedevi la Madonna, Padre Pio e tutti gli altri santi messi insieme. Se io avessi detto, guardate, sono entrato in questa casa, ma sapete che Dio dice questo e quest'altro? Invece bisogna usare il metodo che ha usato l'Apostolo Paolo. Io vedo che siete molto religiosi, vedendo tante strade di personaggi biblici oppure del corso della storia. Vedo che siete molto religiosi. Vogliamo parlare? No? Parlare di Cristo? Parlare di quello che Gesù ha fatto? Se io invece avessi detto che Dio condanna queste cose, loro mi avrebbero sbattuto fuori e non avrei avuto l'opportunità di poter parlare con loro. Non innalzarsi mai al di sopra del nostro interlocutore, questo è importante, scendere sempre a livello, vuoi parlare con i giovani, devi essere giovane, vuoi parlare con l'anziano, devi essere anziano, vuoi parlare con quelli della tua età, devi essere come quello della tua età, mai avere quella superbia oppure superiorità, perché quello crea soltanto distanza. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti. Questo diceva l'Apostolo Paolo. Per fare che cosa? Per guadagnare il maggior numero di anime. Cose che dovresti usare con molta discrezione nel dire e nel fare. Io l'ho fatto, e dalla mia esperienza, dai miei errori, ve le riporto anche a voi. La prima cosa è che non bisogna stare attenti. Perché non ti battezzi? Questo crea soltanto astio. Guardate, non è la nostra domanda che può intenerire il cuore del nostro interlocutore, va bene? Non è quello. Perché le cose che uno matura da sé sono le cose migliori nella maniera più assoluta. Io non sto dicendo che non bisogna mai usarle, però usare molta discrezione, no? Nel fare questo. L'altra cosa, avrei voluto salutarti come una sorella o come un fratello, ma non ho potuto perché tu non mi dai la possibilità. Questo li allontana, non li avvicina. Prima sistema la tua vita e poi ne riparliamo. Questo li ammazza. Questo li ammazza perché non si può pensare di sistemare, perché è antibiblico. Perché se uno pensa di poter sistemare la propria vita da sé, sta peccando contro lo Spirito Santo, sta peccando, perché chi ci aiuta nel sistemare la nostra vita è Dio, non siamo noi, perché non siamo capaci, non ne saremo mai capaci. Essere troppo opprimenti, cioè appena entra una persona lo assaliamo tutti quanti, bisogna usare molto tatto e delicatezza, non essere, diciamo, opprimenti nei confronti, diciamo, del simpatizzante oppure dell'ospite. Fare distinzioni, parlare con delle persone e dire noi cristiani, quello è un'altra cavolata,
mio giudizio, sto dicendo il mio giudizio, perché quando io dico noi cristiani, uno che ancora non ha capito l'Evangelo, sì, è vero che io non sono cristiano, è lì che poi manca l'amore, ma viene a mancare l'amore. Io non sto dicendo che la gente, non vorrei essere mal capito, che la gente poi è cristiana. I cristiani sono tutti quelli che entrano nelle acque battesimali e accettano Cristo come Salvatore, lo voglio sottolineare. Ma fare questa distinzione con il nostro interlocutore crea soltanto distanze. Le distanze non hanno i presupposti per l'amicizia. Quando manca l'amicizia, mancano i presupposti per poterli portare a Cristo. Perdere del tempo con la gente da salotto. Questo è un altro punto fondamentale per me. Quando a inizio, un po' di tempo fa, c'era un gruppo di persone che hanno fatto delle domande, stavano frequentando la comunità di Taranto e mi fecero questa domanda uno di loro: mi pare delle 70 settimane di Daniele? E io dissi: guarda, bellissimo argomento, ma veramente bello, però secondo me voi tutti avreste bisogno di conoscere la storia di Cristo. E loro si sono distaccati da me e si sono accostati a Vino. Sono passati 4 anni, vengono soltanto il venerdì, la domenica non frequentano, e niente, stanno lì soltanto a perdere tempo. E non fanno crescere la Chiesa, perché è soltanto un monologo. La Chiesa non viene edificata. Perciò dobbiamo stare attenti alla gente da salotto. La gente da salotto è quella che non vuole imparare, ma vuole imporre i propri pensieri agli altri. Perché guardate, io penso una cosa, dopo 4-5 studi, se uno ha il cuore per Cristo, basta, si vede già. Scusa, anche nella Bibbia, nei Vangeli, dice, quando sei in un battaglio tra l'altra città, e dopo un po' non ti vogliono ascoltare. E c'è una cosa, l'ultimo punto, creare connessione. Creare connessione è importantissimo, questo è il convegno di Napoli. Guardate quante belle facce che prima noi non vedevamo. Lui è Alessandro, quello che vi ho detto dell'ultima conversione, lui di Pontegno comunque. Ma vedete la chiesa di Napoli? No, quando mai era così presente? Questo è Dario, il fratello Dario, il fratello di Paolo Di Luca, che adesso ha cominciato a frequentare la Chiesa di Cristo, è una persona speciale e ripiena della parola di Dio e potrebbe veramente dare tanto alle chiese in Italia, veramente molto preparato. Lui è un microbiologo e la moglie è canadese ed è un'insegnante di inglese molto brava. Tutti i giovani, c'era Sergio, Luigi e poi c'era Paolo Di Laviano, c'è pure Alessandro che non lo sto vedendo e tanti altri. Dietro di me io l'ho visto, ecco qua Santo Ligorio, Gioele di Metagna, loro due non si sono mai mossi e ci dovrebbe essere anche Stefano Arrigoni con la moglie che non si sono mai mossi. Ecco, Daniela. Sì. Vedete, creare delle connessioni, perché questo gruppo, stare insieme, fratelli, cosa crea? Amicizia, programmi per il futuro. Si possono creare tante cose. Vedete, per esempio, c'è Angela che sta parlando con il tecnico della Caldaia, sta creando una connessione. Comunque, e questo è un altro punto fondamentale dove le chiese in Italia dobbiamo puntare: connessione e connessione. Non isoliamoci e non pieghiamoci a noi stessi. Cosa dire in conclusione? Sono arrivato alla fine. Cos'è più gradito a Dio, fratelli? Osservare le regole o riconoscersi peccatore? Voglio una domanda, perché questa è una domanda. Riconoscersi peccatore, brava. Solo quando avremo capito il vero concetto della grazia capiremo l'importanza dell'evangelizzazione. Perché se veramente abbiamo capito quanto noi siamo graziati, come quell'indemoniato che ha capito la vera grazia, che significa quello che Cristo gli aveva fatto, l'aveva proprio liberato da questa legione, era naturale, era gioiosa la cosa di andare nel mondo a predicare l'Evangelo. Questo brano di Isaia poi viene riportato pure in Romani, no? Quanto sono belle quanto sono belli sui monti piedi del messaggero di buone novelle.
E questo è il nostro messaggio, che annuncia che cosa? La pace, che rega bene le notizie di cose buone e che annuncia che cosa? La salvezza. E poi l'ultimo punto è che dice a Sion, cioè la Chiesa, il tuo Dio regna. E noi dobbiamo far regnare Dio dentro il nostro cuore. Sono veramente alla fine, Noi abbiamo una grande storia da raccontare. Non è che è difficile. Non è difficile. La via della salvezza è anche per gli insensati, dirà la scrittura. Ma il messaggio si deve concentrare su questi tre punti fondamentali. Vita, morte e resurrezione. Perché questo è tutto. È veramente tutto. Salvezza, sacrificio e speranza. Quando avremo queste tre è stato veramente, tra virgolette, un caso, parlare della salvezza, parlare del sacrificio, parlare della speranza, che è quella, lo Spirito Santo che ha risuscitato Cristo, come dirà in Romani 8, un giorno risusciterà anche noi. Cosa stiamo predicando oggi? Sapete, c'era una pubblicità che hanno fatto per parecchio tempo, dove una coppia si stava preparando per andare in vacanza e avevano un bambino. Allora prendono il pacchettino, prendono il biberon, prendono il latte, prendono ogni cosa, mettono la macchina, vanno via e si dimenticano il bambino. E non è questa cosa che stiamo facendo noi, perché il nostro problema qual è? Che per anni ci siamo un po' fissati sulla cornice del messaggio, guardate dell'opera, no? Noi abbiamo un'opera da dedicare, ma guardate il ritaglio, guardate il colore, ma forse è troppo spesso, forse è così, che abbiamo speso tante di quelle riunioni a parlare di problemi, di cose, di altre cose che non c'entrano niente con la buona notizia. E poi ci siamo dimenticati, il bambino ci siamo dimenticati, veramente l'opera d'arte. Ce la siamo dimenticata, ecco perché dico, come abbiamo visto nel messaggio iniziale, svuotiamo la nostra mente di tutte quelle cose che ci sono stati messi dentro negli anni passati. Sono servite, non voglio dire che non sono servite. Era un messaggio che funzionava in quel tempo, che non funziona oggi. Che non funziona oggi. Le cose cambiano in una maniera molto veloce, questo, ed è giusto. È così, lo stiamo vedendo con i nostri giovani. No? Forse noi non l'abbiamo compreso, non l'abbiamo capito. Però non è mai troppo tardi fare un passo indietro, no? E poter cercare di poter fare qualcosa veramente per le nostre chiese. Mi concludo con questa testimonianza di Alessandro. Ciao a tutti, sono Alessandro, ho 26 anni e vengo da Napoli, sono uno dei primi arrivati da Città di Cristo. Il motivo del mio battesimo è quello di poter raggiungere fatto con Dio per lavorare con Lui per poter arrivare il prossimo che fa parte del mio credo di vita. E i miei buoni propositi sono quelli di portare sempre più persone di fronte alla sua parola proprio per lavorare insieme a loro in questo grande obiettivo che sono la presenza di Dio di Cristo potremmo fare. Tutto qua. Questo è quanto, fratelli. Io penso che in questo mondo grigio possiamo dare un po' di colore.